Mercoledì 3 ottobre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qua per raccontarvi Milano, le sue storie, i protagonisti, quello che succede nella nostra città. Lo sapete, da qualche giorno abbiamo aperto le votazioni anche per i Milano Storytelling Awards e lo sapete, per noi storytelling non è solo raccontare, ma è anche fare. E quindi molti possono raccontare la città, raccontare quello che è Milano con i fatti, con quello che compiono, con la loro azione giornaliera, come ad esempio le tante associazioni di volontariato che ci sono sul nostro territorio. Ad esempio, proprio l'associazione di volontariato è una delle 9 categorie all'interno dei Milano Storytelling Awards. Potete tranquillamente andare sul nostro sito e proporre l'associazione che più vi piacerebbe vedere tra il trio delle nomination che poi a novembre si andranno a votare. Ma per capire bene come funziona, di cosa stiamo parlando, vediamo il contributo filmato. www.milanostorytellingawards.it. Questo è il sito per votare, ma anche sul nostro sito internet trovate il pulsante per proporre le vostre candidature. E come vi dicevo, appunto, raccontare la città non è solo raccontarla, magari scrivendone oppure cantandone o fotografandone le grandi gesta di Milano, ma è anche, ritirandosi sulle maniche e fare, scendere nelle strade e con le proprie associazioni di volontariato, ad esempio, fare, qualcosa per questa città. Oggi parliamo, ad esempio, quindi di una storia che tranquillamente potrebbe rientrare in questa categoria. Parliamo di un'associazione. Un'associazione nazionale, un'associazione che c'è da tanti anni ed è abbastanza, anzi molto famosa, ma che a Milano fa tanto, fa davvero tanto, con tanti presidi. Oggi ne abbiamo qui due con noi in studio. Diamo quindi il benvenuto ad Irene Latuati di Libera, del presidio Lea Garofalo. Buongiorno Buongiorno. Irene, e Anna Sparavigna, sempre di Libera, del presidio invece Unilibera. Quindi adesso poi ci Ciao. spiegheranno bene le differenze dei vari presidi. Grazie mille di essere qua. Dicevo, Libera è abbastanza conosciuta, famosa, insomma, Sì. si vede spesso, fa tante attività, perché insomma, la possiamo vedere quando si parla di manifestazioni in strada, ma la si vede, può vedere anche nei supermercati, con tutti i prodotti, ad esempio, Certo. che arrivano dai territori, dai terreni confiscati alle mafie. Però spiegaci un attimino, Anna, meglio che cos'è Libera, come nasce e perché esiste. Allora, Libera appunto è una rete di associazioni, nomi e numeri appunto contro le mafie. Nasce nel 1995 a seguito, diciamo, delle stragi che hanno, diciamo, spaccato l'Italia nel 92 e nel 93. Le stragi appunto più famose di Via D'Amelio e la strage di Capaci, ma anche appunto le stragi di Firenze, di Roma e di Milano che sono andate a diciamo, colpire il patrimonio artistico dell'Italia. Dicevo appunto questa rete di associazioni, nomi e numeri che si fonda sostanzialmente su 3 pilastri. Abbiamo la memoria, l'impegno e la formazione. Ogni presidio, poi vedremo appunto le varie attività dei presidi, ogni presidio quindi diciamo, si impegna in questi 3 rami, filoni. La memoria, partiamo dalla memoria, che è un tema carissimo a Libera. La memoria consiste nel ridare dignità a tutte quelle vittime, appunto, di mafia. Più di 900 vittime di mafia che, appunto, spesso vengono dimenticate. Spesso vengono dimenticati, spesso appunto anche noi, magari anche nelle scuole, i ragazzi conoscono Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, alcuni Lea Garofalo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma non ricordano, anche noi non ricordiamo ovviamente tutti noi, ma comunque non spesso e volentieri, diciamo, viene fatta una distinzione tra vittime cosiddette di serie A e vittime cosiddette di serie B.
Quindi che cosa fa Libera col tema della memoria? Il 21 marzo, appunto, è la giornata proprio dedicata, la giornata che è stata ritenuta, cioè che anzi che è stata riconosciuta. Una giornata riconosciuta, infatti, È stata naturalmente. riconosciuta 2 anni fa. È stata riconosciuta, Solo quindi 2 anni fa. solo 2 anni fa, è stata riconosciuta proprio giornata nazionale di ricordo di vittime innocenti delle mafie, in cui quindi vengono proprio letti tutti i nomi di vittime, vengono tra l'altro, ecco, la cosa assurda che mi sconvolge sempre è che ogni anno vengono aggiunti i nomi. Non è un elenco finito, vengono riconosciute nuove vittime, magari anche appunto in passato, poi vengono riconosciute tramite un procedimento anche abbastanza complesso, e vengono appunto, questo elenco è sempre, diciamo, cresce ogni anno. Diciamo la cosa più importante in termini di memoria, dicevo, è non dimenticarsi delle cosiddette vittime di serie B, e per questo proprio il 21 marzo, così come è stato pensato, è stato, diciamo, la lettura di tutti questi nomi è avvenuta anche a seguito di una richiesta della madre di una vittima, della madre di Antonio Montinaro, che era appunto capo della scorta di Giovanni Falcone, che a un certo punto, proprio se non sbaglio nel 96, quindi no, è andata sul palco, ha strattonato Don Ciotti, che è appunto il fondatore di Libera, e gli ha detto: ma perché non dite mai il nome di mio figlio? Cioè, perché mio figlio è morto con Giovanni Falcone e il resto della scorta, e deve essere ricordato anche lui. Io sono stufa di sentire Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e E gli uomini gli della uomini della scorta. scorta. E da questo, diciamo, noi ci impegniamo il 21 marzo, leggendo tutto, ma anche durante il resto dell'anno, a ridare dignità, ridare nome, no? A queste persone il Appunto, cognome. nel ridare nome, io direi che appunto l'assist con il presidio Lia Garofalo è fondamentale. Allora, Lia Garofalo è un nome legato ormai indissolubilmente alla città di Milano proprio. Perché tragicamente legato, ecco, diciamo. Però, insomma, voi avete voluto appunto dare di nuovo nuova memoria e creare proprio un pilastro appunto del vostro presidio. Raccontaci un po' la storia di Lea velocemente. Allora, ricordiamo che i presidi non sono nati insieme a Libera, e Libera non è nata per fondare dei presidi. Libera è nata per mettere insieme tutte le associazioni che si occupano di antimafia, che può andare dalla COP fino alle più piccole che si occupano dei beni confiscati. Come a volte ci ricorda Don Ciotti, nel momento in cui noi accendiamo una candela in una stanza buia non ci vediamo, nel momento in cui ne accendiamo 1.000 la stanza diventa illuminata, quindi anche in questo modo si combatte l'omertà e si combatte la mafia. I presidi sono nati come necessità, i presidi sono delle sentinelle del territorio, quindi nel momento in cui Libera si è diffusa così tanto capillarmente nel territorio nazionale, ci siamo accorti che c'era necessità di ricordare delle vittime a livello territoriale, e quindi fare memoria tutti i giorni, non solo il 21 marzo. Certo. Personalmente mi sono avvicinata alla storia di Lea in modo in realtà molto banale, molto semplice, poi per quello che è stato l'evolversi delle cose. Io Libera la conoscevo già di nome perché sono venuti dei volontari di Libera a fare formazione nel mio liceo, quindi sapevo cosa fosse, ma al primo anno di università avevo semplicemente 2 ore libere, 2 ore buche, e un mio amico mi ha detto: guarda, se vuoi, io sono in tribunale. E già. Per un ragazzo di 20 anni dici: ok, io sono in tribunale perché c'è un'udienza del processo per la morte di Lea Garofalo. Io devo dire che ammetto di conoscere, all'epoca conoscevo molto poco la storia, quindi sono entrata col mio zainetto con dentro un coltello che ovviamente mi hanno preso per la pausa pranzo, dentro il tribunale, e mi sono trovata davanti a delle gabbie con... Noi eravamo divisi dall'aula da una specie di balconcino. Eravamo tutti a sinistra e tutti a destra c'erano tutti i familiari di Denise, che è la figlia di Lea, che quando ha denunciato, quando sua mamma è morta, aveva 17 anni, okay. E lei è un anno più di me, quindi comunque la mia coetanea, potrebbe essere una mia amica o mia sorella, tutti i familiari erano lì per sostenere la gente in gabbia. Non Denise, ma Esattamente, Denise si è trovata. La cosa che mi ha colpito coloro è che erano lì per che la causa che erano colpevoli, poi dopo sono stati riconosciuti colpevoli esattamente della morte della dentro la madre. gabbia c'erano il papà di Denise, Carlo Cosco, e gli zii, più alcuni affiliati alla famiglia. Quindi vuol dire che Denise ha avuto il coraggio di denunciare
tutta la sua famiglia, suo padre, per la scomparsa di sua madre, perché era convinta che fosse stata la sua famiglia ad ammazzare sua mamma, perché sua mamma è nata a Ptilia Policastro insieme al padre, in un ambiente omertoso, mafioso. Lì si parla di 'ndrangheta, si parla di non libertà, si parla di un volere di emancipazione rispetto di questa donna che viene a Milano, giovanissima, viene su a Milano, spera di trovare un'altra realtà, ma in realtà la realtà di Viale Montello 3, che è in zona Paolo Sarpi, è esattamente la stessa di Ptilia Policastro. Capite, c'è una cosa sempre che sconvolge questo, perché non stiamo parlando di un quartiere periferico, no, non stiamo parlando di chissà quali quartieri pieno salite centro. Le cronache, che magari nel nostro immaginario potrebbero sembrare più. Stiamo parlando di pieno centro di Milano. Certo, cioè, di fianco a Corso Como, no? Cioè, la Milano da bere. Infatti, c'è un passo da Porta Nuova adesso. Sì, esatto. Quindi trova, diciamo, una situazione identica praticamente a quella del paese giù in Calabria. I Cosco era da 30 anni che ormai occupavano un palazzo di proprietà della cooperativa Niniguarda, ovviamente illegalmente, ci spacciavano come gli pareva. È stato anche ucciso un uomo lì dentro che era un cavallino che voleva ribellarsi ai poteri del palazzo, e lei a un certo punto decide che basta, ha la sua bambina, decide che per la sua bambina non deve avere la stessa sua sorte. Quindi se ne va, inizialmente non denuncia, va a Bergamo, trova un lavoro semplice, fa la cameriera. Tra l'altro tutto questo è raccontato molto bene da un film che si chiama Lea di Marco Tullio Giordana, e abbiamo la fortuna che insieme per esempio a un film come I Cento Passi su Peppino Impastato questa cosa sia diventata cinema e sia con le immagini molto più facile da raccontare per esempio nelle scuole. E a un certo punto però la sua famiglia continua, quella che in teoria la sua famiglia, tra l'altro lei non si è mai sposata con Carlo Cosco, quindi è sbagliato dire che era la moglie, non si è mai compagna, la diciamo. Compagna, esatto. Carlo Cosco continua a cercarla perché è un disonore che la propria donna, invece, mentre lui era in carcere, invece di aiutarlo e diventare lei capo. Quindi anche qui è interessante, perché non parliamo di una vendetta perché appunto mi hai denunciato oppure perché ma semplicemente è un onore, un discorso onore. Di onore, sì, insomma, sì, una cosa sì, che sì. Sembra lontana anni luce, che mai si penserebbe di trovare appunto in una traversa di Corso Como, cioè. E invece sì, e quindi niente, inizia lì la sua diaspora per l'Italia, lei denuncia, va sotto protezione, poi non sto a raccontare tutti i dettagli perché su internet si trova la storia, e questo finisce appunto nel 2009, il 24 novembre, dove lei viene rapita e ammazzata a Milano all'Arco della Pace, quindi ancora stessa zona, stessa centralità, lei viene strangolata dal suo marito, e la figlia non sa dove sia sua madre, quindi la figlia viene riportata dal padre giù in Calabria, le viene fatta una grande festa per i suoi 18 anni e lei non sa più che fine abbia fatto sua madre. Le viene detto addirittura che sua mamma è scappata in Australia perché si era stufata della realtà milanese e voleva andare a prendere il sole. Quindi a un certo punto lei fa buon viso a cattivo gioco, capisce sempre di più com'è la storia e decide di andare ai carabinieri a denunciare. A quel punto parte la denuncia rispetto alla sua famiglia, e i ragazzi che poi mi hanno tirato dentro nel presidio hanno letto questa storia durante un campo di libera su un giornale siciliano addirittura, quindi neanche su Milano il News o una cosa locale. Capito? Su un giornale siciliano. Quindi fa capire quanto l'attenzione locale non fosse accesa rispetto a questo tema. Addirittura appunto abbiamo avuto personalità politiche che hanno detto che a Milano e al nord la mafia non esisteva. Ricordiamo che questo era il 2009. Sì. Ed è stato un po' appunto il finale di quei dialoghi, quelle storie. Io ad esempio facciamo vedere un pezzo del 92, insomma proprio in pieno periodo di stragi, pieno periodo di strategia mafiosa, dove il prefetto di Milano dell'epoca, Rossano, dice che la mafia a Milano non esiste. Evidentemente, se nel 2009 siamo arrivati a questa situazione, nel 92 c'era già, e come, verrebbe da dire, nel senso che insomma non nascono da un giorno con l'altro questi tipo di palazzi, questo tipo di esperienze. Diciamo appunto quindi che Denise denuncia appunto la storia e attualmente è sotto, credo, protezione. Lei ha cambiato identità. Quindi vive la sua vita con un altro nome, anche qui lei è stata costretta a cambiare il nome che sua madre le ha dato perché deve sfuggire a quello che in realtà la sua famiglia vuole, ovvero che venga uccisa anche lei, purtroppo è così. C'è un destino secondo la loro famiglia già segnata, ma che lei insomma sta combattendo giornalmente appunto con una nuova vita che speriamo appunto porti un po' più fortuna di quella passata, diciamo, ecco. Posso dire una cosa?
se la società civile, oltre che le istituzioni, fossero state molto più attente rispetto a una situazione del genere, sicuramente Lea probabilmente non sarebbe morta e Denise probabilmente non avrebbe dovuto cambiare identità. Quindi speriamo che in futuro... Ecco, adesso per fortuna forse questa società civile ha uno strumento in più, che appunto è Libera e tutte le associazioni della rete, che aiutano appunto a capire meglio la situazione. Perché appunto quello che volevo chiedervi è: che cosa significa fare antimafia oggi? Qual è, e soprattutto a Milano, cosa può significare per voi? Significa, secondo me, avere gli occhi sempre aperti, appunto essendo un presidio noi lavoriamo più su zona 1, comunque sul territorio di Milano, loro lavorano sull'università, continuare a parlare con le persone, continuare a sondare il terreno rispetto a, a quelli che sono appunto i temi che noi trattiamo. Noi siamo andati a fare dei sondaggi negozio per negozio in Paolo Sarpi per capire quale fosse la percezione che si ha nella zona, perché i coscu vivono ancora lì dentro, piuttosto che io ho lavorato in una scuola media in via Giusti di fianco a Paolo Sarpi e mi pareva che insomma anche si rifiutasse un po' di parlare di quella roba lì, nonostante fossero passati ormai 9 anni. Quindi non lo so, sì, ci sono fatti molti passi avanti, ma dobbiamo farne ancora tanti. Che cosa ferma secondo te ancora? La paura, che cos'è? Sì, la paura, perché comunque diciamo che è facile fare antimafia nel momento in cui poi non c'è che fare tutti i giorni. Noi non colpevolizziamo assolutamente le persone che non denunciano, piuttosto che insomma è un passo veramente grande da fare, che ti mette in discussione tutta la vita, e anche parlare in un certo contesto, in un certo ambiente, ha la sua pesantezza. È un passo che però bisogna fare, nel senso che se tutti denunciassero, anche lì la candela, una non fa luce, mille lo fanno, e soprattutto altre storie come Libra, che possono essere addio pizzo nel momento in cui una realtà decide di aggregarsi ad altre 100 realtà, non ci possono ammazzare tutti e 100. Questo è... Anna, tu come ti sei avvicinata a questo mondo? Come sei diventata appunto un attivista dell'antimafia? Ma allora, la mia storia, cioè l'inizio è molto banale, anch'io mi sono avvicinata un po' per curiosità, anch'io perché forse avevo del tempo da impiegare, volevo impegnarmi in qualcosa, poi è diventata una necessità, cioè per me adesso Libera è una necessità. Io adesso mi rendo conto che proprio penso in una maniera diversa, sono contenta e cerco di trasmettere come posso questa necessità, anche perché secondo me fare antimafia non è solo appunto, cioè è sensibilizzare sicuramente, ma è anche un attimo fare proprio un esame e vedere quali sono gli atteggiamenti mafiosi che noi stessi all'interno abbiamo, per poi chiaramente appunto, cioè parlarne. Io dico sempre, quando sono andata nelle scuole, un atteggiamento mafioso per me è anche lasciare il mozzicone di sigaretta per terra, perché è un'incuria nei confronti della res pubblica intesa come cosa comune, e per me questo è un atteggiamento mafioso, perché è un atteggiamento di guardare sempre al proprio recinto, non pensare che magari quella sigaretta, ok, non è niente il gesto in sé, però appunto è l'incuria, è combattere, per me fare antimafia è combattere l'incuria. Tu dici facilmente può esserci un piccolo mafioso in ognuno di noi, che dobbiamo prima di tutto combattere quello, certo, tu dici. Secondo me è questo. Perché il problema è questo, spesso vediamo, si parla di mafia, ancora troppo forse abbiamo lo stereotipo del siciliano con la coppola, esatto, lupare in mano, ma no? Poi soprattutto... Che molto probabilmente non è più quello, è lo stereotipo. Certo. Qual è, infatti, come si può, diciamo, riconoscere la mafia, diciamo, o comunque appunto gli atteggiamenti mafiosi nel nostro quotidiano? Secondo me la mafia sta nella furbizia che noi pensiamo, esatto, di avere nel oltrepassare un ostacolo o un problema, volendo arrivarci più velocemente all'obiettivo. Vediamo per esempio, non so, gli appalti: perché quell'azienda costa così poco, perché vince quell'azienda piuttosto che un'azienda che fa le cose in modo legale, e la legalità costa, ma la legalità poi salva anche vite, per esempio rispetto alla costruzione di un palazzo. Un altro esempio che facciamo spesso nelle scuole è il bullismo: nel momento in cui c'è una persona che mena un'altra o che fa pressione psicologica su un'altra e tutti gli altri non dicono niente, quello è un atteggiamento mafioso, perché è la zona grigia, quello che noi chiamiamo zona grigia, quello che noi chiamiamo tanto non l'ho fatto io, quindi okay, non mi riguarda. È un'educazione alla cittadinanza attiva, quindi io sono non sono un utente dello Stato, ma sono un cittadino e ho dei doveri oltre che dei diritti. Okay.
Si torna poi spesso sempre a quella famosa frase che Giuliana Segre dice sempre, quella famosa parola che è l'indifferenza. Spesso vedete, cioè quello forse l'inizio, il primo step sì. dell'essere in un certo senso complici poi di un, sì, sì. di un certo atteggiamento. Raccontaci invece un po', Anna, che cosa fa Unilibera proprio come presidio? Cioè so che, come diciamo appunto, il presidio della Garofalo è più centrato su quella zona. Hai detto, avete fatto anche, è stato interessante vedervi fare il sondaggio tra i vari commercianti di Paolo Sarpi, già solo che per capirsi credo che non fosse stato semplicissimo, immagino, però molto interessanti poi i dati che ne vengono fuori, immagino, il non sentire poi forse in realtà che l'esistenza di un problema, o il non voler credere che esista e non volerlo mostrare. Invece Unilibera su che cosa si occupa di più? Unilibera appunto ha come territorio l'università. È nata, diciamo, in un contesto nella facoltà di scienze politiche, okay. e poi adesso invece diciamo, i membri di Unilibera fanno parte di tutte le università di Milano, di quasi tutte le facoltà. Ah, tutte le università di Milano, quindi non solo l'università no, statale? No, adesso abbiamo membri della Bicocca, Cattolica, quindi... appunto, allora, le attività sono tantissime, spero di ricordarle tutte e comunque cercherò di toccare i punti più importanti. Allora, sicuramente attività appunto di formazione. Quindi uno dei progetti, Libera le tesi, è questo progetto con cui si cerca di dar luce alle tesi che hanno come oggetto criminalità organizzata nelle varie forme, quindi tanto di giurisprudenza, diciamo a livello sociologico, in università, quindi portare anche il lavoro di giovani che comunque hanno studiato, si sono impegnati e portare quindi il loro prodotto alla conoscenza, alla fruizione di molti. Quindi è un progetto appunto di formazione. Altri progetti invece abbiamo progetti più prettamente di impegno, abbiamo più di impegno diciamo territoriale, ad esempio il progetto Grato Soglio, che è un progetto iniziato l'anno scorso, che appunto l'anno scorso si è evoluto e quest'anno appunto sta continuando. Il progetto Grato Soglio è un progetto che è diciamo, nato a seguito di una richiesta del parroco proprio dell'oratorio di Grato Soglio, uh-huh. Don Giovanni, che lui appunto ci ha chiesto fate qualcosa. non ci ha dato, diciamo, fate qualcosa con questi ragazzi dell'oratorio. E infatti quella è stata una sfida per i ragazzi che hanno seguito il progetto, perché non sapevano effettivamente come approcciare questi ragazzini. Quindi hanno iniziato con uno strumento semplicissimo che è il gioco, lo sport, e poi pian piano hanno cercato di portare dei contenuti. Sono dei progetti, diciamo, in divenire, quindi la finalità è cioè, sicuramente parlare di mafia, parlare di antimafia. E cioè, però appunto non si sa come e quando, sicuramente con lo sport è uno dei metodi più efficaci. Altri progetti, ad esempio io faccio parte del progetto Andem. Il progetto Andem è un progetto diciamo che nasce a Trapani con il nome Amuni, che significa andiamo. Immaginavo che non fosse Andem anche a Trapani. E appunto è un progetto che poi è stato declinato appunto nei vari dialetti in tutta Italia, a Milano è Andem, a Torino Anduma. E poi è un progetto a me molto caro, un progetto con i minori messi alla prova. I minori messi alla prova sono questi ragazzi appunto che hanno commesso reato da minori, il cui giudice ha deciso di sospendere il procedimento, metterli alla prova e valutare la personalità, valutare quindi come si comportano alla fine di un periodo di prova. È un progetto incredibile, cioè secondo me è un progetto incredibile, è un progetto che loro scelgono all'inizio perché è la cosa meno comoda, sì, diciamocelo. Loro vedono comunque noi offriamo appunto testimonianze di vittima, ma offriamo anche tante cose. Piuttosto che finire a beccaria. Esatto. Offriamo anche appunto tornei sportivi di calcio sociale, quindi loro soprattutto riesco anche a divertirmi. Festeggiano. Poi però alla fine, ma effettivamente riusciamo sempre, quasi sempre a piantare un seme in loro, che poi ad esempio domani si concluderà il progetto dell'anno scorso e loro ci hanno detto ma io voglio continuare. Quest'estate hanno fatto dei campi di fatto dei campi di estate liberi, che appunto sono i campi di formazione, impegno e memoria sui territori confiscati, e poi tornano con all'inizio è stato un disastro riuscire a convincerli, dicevano no ma io non voglio. Però poi anche perché appunto, prima di essere messa alla prova sono adolescenti, quindi comunque già comunque il no è a prescindere. Esatto, no a prescindere. Però appunto una volta tornati ci ringraziano.
È incredibile questo. Siamo quasi in chiusura. Ricordateci un po' invece le coordinate, come fare a trovarvi, come fare a seguirvi, e anche se uno volesse darvi una mano, aiutarvi, volentieri. Come deve fare, cosa deve saper fare, chi può aiutarvi? Allora, Facebook, se volete seguirci, Libera Milano è quella provinciale, Presidio Giovanile Lea Garofalo la nostra, Presidio Unilibera la loro. Una mail, milano@libera.it, può partecipare chiunque, dagli 0,99 come i giochi, come i giochi. Chiunque abbia voglia di fare, che sia dall'aiuto a un banchetto fino ai progetti in carcere. Non so nulla di giurisprudenza. Fa niente, neanche io faccio lingue. Non so niente di bambini, non so fare nulla con i ragazzi. Si impara, si impara. Ho paura. Si impara anche. Ho paura della mafia, non voglio. Ho paura di aiutarmi, però ho paura dei mafiosi. Come faccio lì? Tanta gente me lo dice, tanta gente mi dice: ma che brava, che coraggio. Cioè, allora, faccio un esempio: è come la donazione del sangue, nel senso, molti che bravi, poi però ho paura dell'ago e non vado a donare il sangue. Idem, bravi ragazzi, complimenti, fatelo voi, perché io ho paura, perché abito in un quartiere dove magari ho il sentore che ci sia qualcuno che, insomma, mafioso forse lo è veramente. No, non ce la faccio, fate voi, perché ho paura. Ha senso questa paura? Io penso che sia sempre la cosa che ho detto prima: nel momento in cui è una persona che lo fa, si rischia. Nel momento in cui siamo centinaia di iscritti a Milano, no, nel senso che io non mi sono mai sentita in pericolo, mai. Okay. E sono dentro Libera da ormai 6 anni, quindi... Insomma, sei conosciuta ormai. Quindi ecco, non deve essere, cioè, come si può superare questa paura? Che dobbiamo sentirci la parte giusta, la parte non in difetto. Nel momento in cui ci sentiamo in questo modo, più siamo al sicuro, quindi... Esatto. Ricordiamolo, le coordinate Unilibera, al sito internet Unilibera. Pagina Facebook, Facebook, sì. Instagram, siamo ovunque. Li troveremo, lo faremo. E il nostro è Presidio Giovanile Lea Garofalo. Trovate tutto su Facebook, comunque trovate anche in questa diretta, troverete i riferimenti nei commenti a questa diretta. Ci sono eventi a breve? No, novembre mi dicevate, c'è qualcosa? Allora sì, no, ricordiamo il 24 novembre, ancora da organizzare, l'anniversario della morte di Lea, siamo al 9° anno, l'anno prossimo saremo al 10°, quindi... sicuramente tutti gli anni noi organizziamo un evento, quindi stay tuned. E il 17 ottobre ricordiamo Dodò Gabriele, che è un bambino che è stato appunto ucciso dalla mafia. I suoi genitori vogliono ricordarlo non nel giorno della morte ma nel giorno del compleanno, quindi sarebbe il suo 20° compleanno, in via Saponaro 28 alle 5:30. Vi aspettiamo per una partita di pallone all'oratorio appunto di Grato Soglio, quindi sì. Appunto tramite lo sport un'altra volta vogliamo avvicinarci. Se volete conoscerci, ci trovate lì. Allora, questo è un'altra di quelle belle storie che ci piace raccontare di Milano. Io ringrazio tantissimo anche tutti quelli che ci hanno scritto, i vari commenti, i vari like. Ho visto anche già Unilibera che sta lavorando sia su Facebook che su Instagram, la diffusione del programma, quindi io ringrazio tantissimo chi da casa sta facendo il lavoro per Anna. Grazie mille davvero, grazie mille anche a te Irene davvero per essere venuta qua a raccontarci la vostra storia. Tornate appena ci sarà qualcos'altro da fare, appena avete dei eventi così, tornate a raccontarcelo, perché davvero vogliamo seguire da vicino la storia di Libera a Milano, che insomma aiuta tutti i giorni a rendere un po' migliore, se non si può dire, la nostra città. Grazie mille davvero entrambe, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12:30 qui in diretta su Milano News, con l'appuntamento giornaliero con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.